Pioli nel post partita ha consigliato a Donnarumma di rimanere. Allora, velocemente volevo un commento da parte vostra su questo consiglio, anche in base alle parole di Maldini, che ha detto: con Ibra siamo praticamente, insomma, siamo ai dettagli, con Donnarumma è un po' più complicato. Io sarei da linea dura, ultima tu. Senza se, o così, senza... o così o pomi, come diceva la vecchia pubblicità. Perché, ma sai per quale motivo, Rinaldo? Che qualora lui, così come si dice in giro, fosse intenzionato a rimanere, giurare eterno amore per il Milan, naso di Pinocchio, non è che fra 4 anni ci ritroviamo un'altra volta a sta tiritera, eh? No, no, fra 2, non fra 4. Esatto, fra 2, sì. Magari. Esatto. 2 anni? Per me può tranquillamente andarsene. Veramente, ti dico, da tifoso, a me infastidisce. Ma sai per qua? Forse perché ho tanto rispetto per la storia della nostra squadra, rispetto per una società in passato stracriticata come Elliott, rispetto per quello che rappresenta Maldini nella storia del Milan, messi sotto scacco, perdona il termine, da un caciottaro, porchettaro, pizzaiolo come quello, con tutto il rispetto per i porchettari, solo a me dà fastidio proprio quello, il Milan che deve aspettare il bello e il cattivo tempo da quel coso là, non parlo di Donnarumma, parlo del coso. Ma quello dà fastidio. Scusatemi, ragazzi. C'entra anche il ragazzo, comunque, Vince, perché c'entra alla anche, fine. No. Daniele, Vincenzo. Scusami, Daniele, sai cos'è? Che gente così porta marciume in squadra. Altera gli equilibri anche della squadra. Perché se tu rinnovi quel ragazzo lì a quelle cifre che ha richiesto, è in pratica il Tana libera tutti, ognuno esatto. può chiedere quello che vuole, esatto. Ci vuole equilibrio, no, bisogna un attimo mettere i puntini sulle i, mettere le cose in chiaro. Noi ti abbiamo offerto 8 milioni, non ti va bene? Benissimo, quella è la porta, via, subito.